Già festeggiato relativamente il compleanno di Ninuccio, il parrucchiere delle VIP. L'anno scorso abbiamo festeggiato alla grande con una piccola torta, con la caipirina. E oggi meno Covid! No, oggi con un panettone, giusto per... Si è anche commosso, gli ho dato dai fazzoletti, si è messo a piangere. Questo affetto che ci unisce da tanti anni, si è commosso e quindi io gli volevo regalare pure una manifestazione dell'amico Miccio, del nostro attore nolano, altre persone si fanno passare per attori, registi, quando non hanno alla base nessun fondamento, invece qua il nostro grande Giuseppe Miccio, sì, che abbiamo visto in Gomorra, abbiamo visto in quell'altra cosa di Giammina Settembre e quant'altro. Invece chi si fa? Si atteggiano ad attori, registi, ma sono zero. Quindi anche non il parrucchiere non si atteggia. Non hanno cultura, capite? Si atteggiano, regista, attore, lasciamo stare, la storia sta qua. L'attore sta qua, vedi, va bene. Il vero attore è... Amico della Saulino. Saulino oggi ha fatto dei miglioramenti, una cosa esagerata. Mina Settembre, sempre col Salumiere Miccio, sì, tutto a posto. È tutto a posto. Ma stiamo aspettando l'uscita di questo Caminito di De Giovanni, dove c'è una presenza anche... Ah, ma perché? C'è un'altra presenza? Anche in Caminito, fascistoide, no? Mi pare che c'è la tua presenza, allora c'è stata una notizia errata, va bene. Se vuoi salutare pure il dottor Limatola, lì... Limatola! Papà ma della c'era nostra, anche lui... No, lui c'era l'anno scorso, quest'anno ha mancato. Quest'anno, per evitare la commozione, perché è molto sensibile, Limatola ha rinunciato. Gli auguri ce li ho fatti solo io stamattina, con panettone, va bene? Panettone artigianale? Artigianale, sì. Di chi? Di GF3. Ah, GF3. Alla Pellecella, perché il GF3 sta proprio sotto la sede operativa di Mina, e quindi insomma, va bene?